È stata presentata la nuova edizione del Torneo della Pace, evento ludico che apre i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace a Giugliano, una manifestazione promossa dalla Congrega e dal Comitato Festeggiamenti, giunta al settimo anno che vede 8 società coinvolte. Domenica 21 maggio alle 10 ci sarà la messa solenne, poi alle 14:30 parte il torneo di calcetto al centro sportivo Twin Peaks di via Casacelle. Le categorie si partirà dal 2013, 2014 e 2015, quindi saranno tutti ragazzi al di sotto di 10 anni. Quello che ci piace sottolineare è che il torneo non terminerà con vinti, ma saranno tutti vincitori, quindi tutti i bambini saranno premiati con delle medaglie, delle targhe partecipative. Questa giornata di sport, di amicizia e anche di culto e di fede. Una giornata quindi di sport e fede con diversi bambini che saranno tutti premiati. Cerchiamo di avvicinare i giovani a stare uniti e come sappiamo, questo torneo non ci sono vincitori. Credo che questa sia un'esperienza molto bella dove non ci sono vincitori, dove i ragazzi attraverso il calcio, attraverso lo sport devono capire anche la collaborazione, la partecipazione. Credo che sia qualcosa di importante, la collaborazione e la fraternità. Questo credo anche il senso come rettore, ma anche come congrega, come senso di questa esperienza particolare. Un evento che l'amministrazione continua a sostenere fortemente perché è un momento di aggregazione, di coesione, di avvicinamento dei bambini alla Madonna e in generale un momento di coesione, di avvicinamento alla fede. Credo che sia un binomio assolutamente importante.